A Prato La Peligna, presso il Teatro Comunale d'Andrea, si è svolta la cerimonia di presentazione dei calendari dei campionati regionali di calcio a 5 per la stagione 2021-2022. Presenti il presidente del comitato regionale FIGC Abruzzo, Concezio Memmo, il responsabile regionale calcio a 5 Salvatore Vittorio, il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo, i presidenti dei club abruzzesi partecipanti ai campionati regionali di calcio a 5 di Serie C1, femminile Serie C e Serie C2. Suona la sirena, fischia l'arbitro, si ricomincia a giocare dopo una parentesi lunga e difficile, quella dell'emergenza Covid. Sì, hai detto bene, il fischio d'inizio, si ridà voce alle nostre attività, si ridà voce ai nostri palazzetti. Permettetemi di ringraziare tutto il movimento del calcio regionale abruzzese, partendo dai nostri presidenti, partendo dai nostri dirigenti, dai nostri atleti, dove come comitato regionale gli siamo stati particolarmente vicino. Siamo e continuiamo ad essere presenti, perché solo uniti si vince per riappropriarci di ciò che questa pandemia ci ha tolto da 2 anni. Noi vogliamo che i nostri giovani riprendano a giocare, riprendano a divertirsi sui nostri campi, e come comitato appoggeremo qualsiasi tipo di iniziativa, tant'è che noi quest'anno abbiamo concesso numerose deroghe per quanto riguarda le attività, perché la nostra attività principale è quella di far ripartire i campionati. Si comincia con la C1 e poi via via con gli altri. Qual è la data d'inizio, lo start alla stagione del campionato di C1? Abbiamo già iniziato con la Coppa Italia di C1, è iniziata sabato scorso, sono state belle gare, accese, movimentate, e dal sabato prossimo ripartirà il campionato di C1 a seguire la Coppa Femminile e la C2. Nel mese di ottobre prevediamo di ripartire con il campionato di Serie D e con i campionati delle attività giovanili. Presente anche il sindaco di Prato La Peligna, Antonella Di Nino. Con il sindaco di Prato La Peligna che ci ospita in questo gioiello dell'Abruzzo da visitare, il Teatro d'Andrea, per la presentazione dei calendari del calcio a 5 regionale. Padrona di casa e anche tifosa, perché Prato La Peligna ha anche 2 squadre in 2 categorie differenti, una maschile e una femminile. Da sportiva non posso che essere una tifosa, per cui quando ci hanno chiamato e ci hanno chiesto la disponibilità di una location, in realtà non avevano individuato questo teatro, noi abbiamo detto le porte di Pratola sono aperte per eventi di questo tipo, e poi abbiamo convenuto che sicuramente il posto migliore era questo piccolo gioiellino, come l'ha definito lei, a cui i pratolani sono tanto legati e del quale sono appunto molto orgogliosi. Tifare è sempre bello, magari appassionarci insomma può venire nel tempo, ma sicuramente tanto per la squadra femminile, tanto per la squadra maschile, la vicinanza dell'amministrazione c'è sempre.